Signore e signori, buonasera. Io sono Chiara Prosperini, sono qui per accompagnarvi nella scoperta di questa meravigliosa serata. La Società Filarmonica Pisana vi dà il più caloroso benvenuto al tradizionale concerto degli auguri, che ogni anno viene offerto alla cittadinanza in occasione delle festività natalizie. Siamo alla conclusione di un anno di attività musicale e questo concerto desidera proporsi come evento culminante, offrendo il meglio in termini di ricercatezza dei programmi e accuratezza dell'esecuzione. Naturalmente è di grande aiuto, soprattutto per la buona riuscita dell'evento e la soddisfazione anche dei musicisti, trovarci in questo meraviglioso teatro bellissimo che abbiamo. Dunque, il concerto di stasera si chiama Sfondi Sonori. È un titolo un po' particolare perché accosta due immagini diverse. Sfondi è un termine che richiama un po' al visivo, lo sfondo di una quinta cinematografica, di una quinta teatrale. Sonori richiama la musicalità. Quindi già un po' capiamo dove andiamo a cadere. Infatti, sfondi sono i brani composti per essere di accompagnamento a qualcos'altro, di completamento, appunto di sottofondo. Per esempio, in sottofondo a una rappresentazione teatrale, un'opera, un balletto, un film. E quindi, già nelle intenzioni dei compositori, gli sfondi sonori nascono non per essere eseguiti in un concerto, come invece facciamo stasera. Quindi è un'occasione importante e unica per ascoltare queste musiche nella loro assolutezza. Proprio a causa della loro destinazione esecutiva, il termine inglese è incidental music, i brani musicali di questa sera sono stati per gli autori causa di malumore, almeno in parte, e quasi tormento. Perché questi compositori, pur raggiungendo dei risultati davvero soddisfacenti, hanno maturato un senso di incompiutezza e di frustrazione per la consapevolezza che la loro musica non sarebbe mai stata apprezzata nella piena dimensione di un concerto. L'esecuzione di stasera, appunto, ci permetterà di gustare questa musica che è comunque bella, proprio bella, di successo e meritevole di essere ascoltata. Adesso entriamo nel vivo. Tra poco ascolteremo una suite. È ciò che apre il concerto. Ma che cos'è esattamente una suite? Diciamolo in maniera importante, è un riscatto, un vero riscatto del compositore. È la raccolta dei suoi brani più riusciti. Oggi, nei tempi che corrono, alla suite compositiva, la tecnologia attuale fa corrispondere i CD audio delle colonne sonore. Sono brani completi che non vengono tagliuzzati, che non hanno le varie parti mescolate per esigenze narrative o per assecondare il montaggio delle immagini, cioè tutte cose che comunque accadono all'interno di un film. È il montaggio che domina rispetto alla parte poi musicale e nei film spesso viene sovvertita. Invece, in questo modo, riusciamo a apprezzare i brani nella loro interezza. Queste operazioni di rilancio o repêchage a volte non sono neanche necessarie, perché la musica acquista un tale successo da superare addirittura a mettere in ombra la stessa opera a cui fanno da sottofondo. Ecco, i brani del concerto di stasera hanno tutti una storia di questo genere. Sono brani molto amati dai compositori, osannati dal pubblico, che trovano nella versione sinfonica soltanto strumentale, da concerto, il proprio definitivo trionfo. Veniamo subito al primo brano, che ci parla di un percorso un po' faticoso che ha fatto questa parte musicale per arrivare ad avere un po' di gloria. Vediamo come. Dunque, L'Arlésienne è un'opera teatrale, scritta da Alphonse Daudet. Georges Bizet ne compone le musiche di scena. Siamo nell'estate del 1872. L'opera viene poi rappresentata a Parigi, al Teatro Vaudeville, il 1 ottobre, quindi subito dopo. Ma viene completamente disapprovata e la musica quasi del tutto ignorata. Allora Bizet
si dà subito da fare per riutilizzare quattro pezzi, strumentandoli per una grande orchestra, arricchendoli di nuovi dettagli, e crea la sua prima suite. Nel 1879, quindi 7 anni dopo la prima rappresentazione e dopo la morte del compositore, il suo amico Ernst Guiraud realizza una seconda suite, seguendo uno stile compositivo simile a quello dello scomparso Bizet. Dimenticato l'insuccesso iniziale in teatro, l'Arlésienne è universalmente annoverata tra le vette più alte del genere delle musiche di scena. Quindi, con un percorso un po' tortuoso, ce l'ha fatta. Anche la seconda suite si compone di 4 movimenti. I movimenti sono i tempi. Se pensiamo alle partite di calcio, è facile pensare al primo e al secondo tempo. Proviamo a dirlo in un altro modo. Sono 4 parti. 4 parti che sono intervallate da una piccolissima divisione, ma devono essere eseguite in successione. Allora ne approfitto già ora per chiedervi un favore enorme, doveroso, nei confronti di chi suona. Non applaudiamo tra l'una e l'altra, aspettiamo ad applaudire al termine della 4ª e poi ce ne accorgiamo dalla piccola rilassatezza che vedremo nel maestro Paolo Carosi quando avrà finito di dirigere la suite. Dunque, il primo movimento è la pastorale, assolutamente originale nel carattere, nella scansione della misura, nell'impasto timbrico. Alla pastorale segue l'intermezzo, dove troviamo apertura e conclusione all'unisono, molto perentorie, distanziate da un melodico assolo di sassofoni, strumenti che sono da poco utilizzati in orchestra. Il flauto, invece, è il protagonista del minuetto, un'altra memorabile melodia che alla fine contrappunterà proprio col sassofono in un brano mutuato da una precedente opera di Bizet, La Jolie Fille de Berthe. L'ultimo, la farandole, è strutturata sull'alternanza di 2 temi popolari proposti alla fine contemporaneamente. Il primo è l'antico tema popolare provenzale Marche d'Avoir, la marcia di Re. Una canzone natalizia ricordata anche come antica marcia di Turenne. L'altro, vivacissimo tema popolare, è la danse du cheval fou, la danza del cavallo pazzo. A questo punto invito sul podio il maestro Paolo Carosi, che guiderà l'orchestra di fiati della Filarmonica Pisana in Georges Bizet, suite numero 2 dell'Arlésienne, nei tempi pastorale, intermezzo, minuetto, farandole.
Thank you.
Thank you.
Cambiamo genere, passiamo all'operetta e luogo. Siamo a Parigi, Théâtre des Variétés, 17 dicembre 1864. Jacques Offenbach, compositore e violoncellista tedesco che ha vissuto e lavorato in Francia, guadagnandosi il titolo di padre dell'operetta, presenta La Belle Hélène. È un'operetta spigliata, brillante, orecchiabile, che ripropone in chiave satirica le vicende della guerra di Troia e mette in ridicolo tutti quelli che all'epoca volevano mettere le mani su Parigi. E c'è un doppio senso voluto, perché il termine Paris, che significa Parigi, significa anche paride. Di Jacques Offenbach ascoltiamo l'ouverture dell'operetta La Belle Hélène. Thank you.
compositore, pianista e didatta sovietico Aram Ilyich Kachaturian è l'autore del balletto in quattro atti Gaianè, allestito dal Kirov Ballet a Perm, una città della Russia europea orientale, allestito nel dicembre del 1942, proprio durante l'evacuazione che segue l'invasione delle truppe tedesche nella Seconda Guerra Mondiale. Gaianè è una giovane contadina armena e il balletto parla della storia di questa ragazza, le cui convinzioni patriottiche si scontrano con i sentimenti personali, umiliati dal marito ubriacone, violento, infedele e fuori legge. Le musiche, fresche e vivaci, hanno raggiunto immediatamente il successo, prime fra tutte l'esplosiva Sabre Dance, danza della sciabola, che conclude il balletto suggellando il matrimonio di Gaianè con il capo dell'Armata Rossa, che ha catturato e imprigionato il suo ex marito. Del balletto Gaianè di Aram Ilyich Kachaturian ascoltiamo tre danze: Danse de Bouquetière, Sabre Dance e Gopak.
Thank you.
Rimaniamo agganciati a Khachaturian, al quale nel 1941 è stato chiesto di scrivere il commento musicale per una nuova edizione di Masquerade, un'opera teatrale di Mikhail Lermontov. Accettato di buon grado l'incarico, trovò invece molti problemi nella realizzazione, in particolare nella stesura del famoso tema del valzer, così descritto da Nina, l'eroina della commedia. «Com'è bello il nuovo valzer! Qualcosa tra dolore e gioia mi ha attanagliato il cuore». Non fu facile per l'autore trovare un tema davvero bello e nuovo. Si consultò col suo ex insegnante, Nikolaj Miaskovsky, cercò con fatica uno stile appropriato e l'ispirazione melodica e finalmente ebbe l'intuizione della celeberrima melodia che tra poco ascolteremo. La poesia del romanticismo, dai caratteri tipicamente russi, pervade questi irresistibili movimenti per orchestra che, da semplice incidental music per il dramma di Lermontov, hanno raggiunto un'autonoma popolarità nella suite. Ed ora, dalle musiche di scena di Masquerade di Aram Khachaturian, ascoltiamo la suite delle tre danze, waltz, mazurka e galop. Thank you.
Chiamo adesso sul palco il dottor Italo Lisi, consigliere della Società Filarmonica, per un saluto. Il mio primo baciamano. Buonasera a tutti. Abbiamo un fotografo severissimo, ha detto che dobbiamo stare più indietro, sotto la luce, e un pochino girati, lo vede quel signore là che brontola tantissimo. Mi dica lei se mi posso muovere poi. Facciamo così, facciamogli fare la foto e poi lei si muova a piacere. Mi riaccendiamo. Sorriso. Buonasera. So che molti di voi saranno delusi perché al posto mio ci dovrebbe essere il presidentissimo, il cavaliere Moschini, no? È che a mezzogiorno ho avuto una telefonata. Pronto, Italo. Ciao Umberto, senti, sono atterrato dalla bronchite, devi andare a fare il discorso tu stasera al concerto di oggi. Guarda Umberto, ma ho la bronchite anch'io, quindi non importa, prendi il pasticcone ma vai a fare il discorso al concerto di oggi. Ora, permettetemi, prima di tutto vorrei fare un saluto al nostro presidente. Ciao Umberto, ci vediamo il prossimo anno su questo palco. Auguri di pronta guarigione. Però che bellezza, questo è sempre un'emozione trovarsi qui, questo teatro è magnifico. Scusate, una digressione personale, abbiate pazienza, così prendete anche un pochino fiato voi, insomma. È una grande emozione trovarsi qui, io mi ricordo che 40 anni fa ho vissuto questa prima emozione lì. Primo clarinetto, serata al Verdi. Tra l'altro dovevo fare il solo nella Rhapsody in Blu di Gershwin, che è insomma una bella strizza, insomma. Quando è stato poi? Nel 92 la stessa emozione l'ho vissuta lì, sul podio. Poi vabbè, buca d'orchestra, palcoscenico, nella lirica, la bandina sul palcoscenico, insomma. Però qui, ecco, col microfono in mano, con questa prospettiva è la prima volta. Fatemi godere un attimino questo momento personale di emozione. Chiusa la parentesi. Allora, siamo qui stasera per salutare la città con il tradizionale concerto degli auguri, la filarmonica tutta, con quasi tutte le sue espressioni, banda, orchestra, della scuola, coro, voci bianche, insomma, è qui per ribadire il suo impegno a perseguire il nostro motto sociale, servire la città con la musica. Forse a qualcuno di voi farà un po' sorridere questo motto, no? Perché un po' retorico, un po' semplice. Però è dal 1765, dall'allora Compagnia degli Alfei, che la filarmonica serve la città con la musica. Segue la città nelle sue manifestazioni, la città è il popolo, no? Noi pisani, nelle sue manifestazioni di giugno, nell'accoglienza dei potenti, cominciare dai granduchi, poi i reali, per seguire poi con Presidenti della Repubblica, Papi, nell'accoglienza. Ha seguito la città nei momenti anche più tristi, per esempio prima guerra d'indipendenza, quando accompagnò il reggimento dei giovani studenti, professori universitari alla morte, ha portato nel Puntanaro. Continua con la sua opera a ricordare alla città la propria memoria storica, le feste nazionali, la liberazione di Pisa, ma anche la giornata della memoria, no? In memoria dell'Olocausto. E tutto questo fatto con uno spirito e una perseveranza che è continua dal 1765. Se avrete modo di vedere qualche pubblicazione della Filarmonica Pisana che abbiamo fatto nell'occasione dei 150 anni dell'istituzione della Repubblica
scusate, dell'Unità d'Italia. C'è un excursus storico ben preciso che lega in maniera diretta tutte queste fasi di passaggio che legano la Compagnia degli Alfieri del 1765 all'odierna Filarmonica Pisana. E nel fare questo servizio alla città utilizza lo strumento universale della musica, un linguaggio universale, un linguaggio che viene adottato da tutti, senza distinzione di ceto, di colore della pelle, di religione. La musica è una livella sociale, ricchi e poveri insieme, tutti seguendo un ideale comune, ma un ideale che non è soltanto un ideale estetico, è un ideale di stare insieme e fare, come dire, fare della propria vita un messaggio, ora senza andare troppo nella retorica. Però lo spirito che anima questi ragazzi, che sono tutti volontari, chi più giovane, chi meno giovane, è proprio quello, di impegnarsi costantemente, studiare, per poter fare cose come quella che avete sentito stasera. Tenete conto che il livello di questo complesso è un livello alto se si pensa che è un misto fra elementi professionali e elementi amatoriali. Quindi è un impegno continuo. Quindi con la serata di stasera vogliamo appunto salutare la città. Nel farlo dobbiamo dire grazie anche a chi ha permesso questa serata, a cominciare dal Comune, dall'assessorato alla cultura, l'assessore Magnani, lo ringrazio personalmente, ma la Fondazione Pisa, la Fondazione Teatro, la Fondazione Teatro e soprattutto tutti gli splendidi addetti e personale del teatro, che si mette sempre molto volentieri a disposizione della Filarmonica. Ma anche i Vigili del Fuoco con la loro opera, che non bisogna mai dimenticare. E ringrazio anche tutti voi che ci sostenete costantemente, che ci date anche la forza di mantenere questo impegno costante, perseverante, di non mollare. Quello che mi raccomando è continuate a sostenerci, aiutateci sempre di più. E aiutateci anche voi a servire la città con la musica. Signori, buona continuazione d'ascolto e tanti auguri a voi e alle vostre famiglie. Proseguiamo col concerto. Per i motivi che vi ho detto prima, non mi posso più muovere da qui, non mi posso avvicinare tanto a voi, almeno per un po'. Dunque, in un aeroporto americano, in giro per il terminal, ci imbattiamo in un certo Viktor Navorsky, di un immaginario stato dell'est europeo, che si trova nella surreale situazione di non avere il permesso di uscire dall'aeroporto, né di poter tornare nel suo paese perché lì è scoppiata la guerra. È un fatto realmente accaduto, da cui è stato realizzato un film di successo di Steven Spielberg, The Terminal, accompagnato dalla meravigliosa colonna sonora di John Williams. Il tema principale, The Tale of Viktor Navorsky, è un delizioso brano per clarinetto e orchestra, realizzato sullo stile del concerto solista ottocentesco, ma con un linguaggio musicale tipicamente moderno. A Claudio Rosatelli, che si alza, facciamo un applauso a Claudio. E al clarinetto l'arduo compito di sostenere il difficile brano, accompagnato dall'orchestra di fiati della Filarmonica Pisana, diretta dall'infaticabile Paolo Carosi.
Mentre gli orchestrali finiscono di sistemarsi, intanto vi racconto qualcosa. Dmitrijevič Shostakovich, compositore e pianista sovietico, scrive 8 brani da utilizzare in spettacoli di varietà, per essere eseguiti in numero e ordine assolutamente a piacere, come caratteristica estemporanea del varietà. La data di completamento dell'opera non è sicura, sicuramente è successiva al 1956. Viene eseguita per la prima volta in un paese occidentale nel 1988 e c'è una situazione piuttosto curiosa perché viene eseguita con un titolo, non suo, che è Suite per orchestra jazz numero 2. In effetti sembra che Shostakovich abbia composto nel 1938 una jazz suite numero 2 per la neonata orchestra jazz nazionale sovietica, purtroppo scomparsa durante la Seconda Guerra Mondiale. L'errore di attribuzione del nome, quindi questo suite per orchestra jazz in realtà ha brani dedicati alla varietà, persiste ancora nel 1991 con l'uscita del disco Shostakovich The Jazz Album, che riporta lo stesso titolo. Strumentata dal nostro maestro in maniera da accogliere insieme l'orchestra di fiati e l'orchestra della scuola di musica, dalla suite per orchestra di varietà ascoltiamo il brano più famoso, il celeberrimo Walzer numero 2. Chiamo sul podio il maestro Paolo Caruso.
La musica è il mezzo migliore per far parlare il cuore. Ne sono innamorato, è il linguaggio dei sentimenti. E di fronte ai grandi capolavori mi sento spesso inadeguato, perché il livello musicale è talmente alto che arrivo solo a sfiorarne i lembi. Mi lascio portar via dalla musica, io sono innamorato della musica, è il linguaggio dei sentimenti. La musica è imbattibile, è un'arma straordinaria. Queste sono le parole di Franco Zeffirelli, regista recentemente scomparso, riferite alle opere liriche e ai film di cui ha curato la regia. A lui è dedicato un affettuoso pensiero tramite uno dei più famosi temi d'amore, A Time for Us, scritto da Nino Rota per la sua trasposizione cinematografica di Romeo e Giulietta. Il brano, arrangiato dal nostro maestro per le due compagini, prevede anche il coro di voci bianche della Filarmonica Pisana, preparato da Michela Raimo. Thank you.
sempre più difficile arrivare sul palco. Fare musica insieme, oltre che rappresentare uno tra i principali obiettivi dello statuto della Società Filarmonica, è un alto proposito educativo che la società cerca di perseguire praticamente in tutte le attività. Per suonare insieme occorre raggiungere una buona pratica individuale dello strumento e avere la volontà di metterla a disposizione per un fine comune. Suonando insieme si potenzia la precisione e la sensibilità ritmica, si raffina l'espressività e l'elasticità esecutiva, senza contare la potentissima molla motivazionale, una gioia e una soddisfazione che solo chi fa musica può davvero comprendere e che da sola ripaga tutti gli sforzi. E come si può vedere, è una gioia che non conosce età, che permette l'incontro confronto generazionale, una preziosa risorsa. Il coro di voci bianche evidentemente abbassa molto l'età media, ma ci sono anche un po' nascosti tra i leggii dei bambini piccolissimi, con strumenti così minuti da sembrare giocattoli. Ma non ci facciamo ingannare dall'apparenza. Sono lì, eleganti, attenti, compiti, che seguono ed eseguono alla lettera le indicazioni del maestro direttore e degli insegnanti che li hanno istruiti a lezione e che li affiancano nell'esecuzione. E allora andiamoli a conoscere questi insegnanti, presentiamoli. Vorrei presentare per primo il maestro Carlo Franceschi, che è in platea, direttore della scuola e insegnante di clarinetto. Mentre invece è nascosto nell'orchestra c'è l'insegnante di violino e viola, Mirko Masi. Abbiamo un insegnante di violoncello che avrebbe voluto essere qui, ma è malato, e noi lo ricordiamo lo stesso, Leonardo Maffei. Poi abbiamo l'insegnante di pianoforte, Francesco Saviozzi. La direttrice del coro di voci bianche, Michela Raimo. E poi abbiamo due insegnanti di flauto, Anna Olivieri e il nostro notissimo Paolo Carosi. Siamo arrivati all'ultimo brano in programma. È un famosissimo gospel sviluppato a partire da un inno del 1700 e pubblicato dagli Edwin Hawkins Singers nell'album Let Us Go Into the House of the Lord del 1967. L'anno successivo, riproposto come singolo, ottiene un successo immediato scalando le classifiche britannica e statunitense. Successivamente molti cantanti ne hanno tratto una loro versione. Anche se è nato con una diversa destinazione, in Italia viene considerato un brano natalizio ed è proprio in questa forma augurale che lo presentano le nostre due orchestre. Ascoltiamo il gospel o Happy Day. Oh,
Leroy Anderson ha avuto l'idea del popolare brano orchestrale Sleigh Ride nel luglio del 1946, durante una terribile ondata di caldo. Si tratta di un quadretto musicale che ritrae molto bene con gli strumenti, con il ritmo e con ricercati suoni onomatopeici, una corsa in slitta nel periodo invernale. Dopo una lunga gestazione, il brano viene registrato da Arthur Fiedler con la Boston Pops Orchestra nel 1948 e non solo ottiene un successo immediato, ma viene trasformato in canzone con l'aggiunta delle parole e diviene il cavallo di battaglia dell'orchestra stessa. Conosciuto anche come Jingling Tingling, è tra i brani più eseguiti in tutto il mondo nel periodo natalizio. Però il maestro ci vuol dire qualcosa. Attento al fotografo. Io non mi devo citare, ce ne sono diversi.
Allora, niente, volevo solamente dire che questo brano non è la prima volta che facciamo come fuori programma in un concerto natalizio e io ho sempre avuto il vezzo di dirigerlo non con la bacchetta ma con un frustino da cavallo proprio, perché avete sentito ci sono suoni onomatopeici, ci sono gli zoccoli del cavallo che è un po' inquieto, intrisce, c'è il domatore che deve, insomma, col frustino calmarlo. Però stasera lo riproponiamo con una nota un po' di amarezza, perché il frustino apparteneva a Chiara, avete visto all'entrata c'è la sua associazione, che è appassionata tra l'altro appunto di equitazione, tra le altre cose, della musica e così via. In realtà, insomma, avrei bisogno di questo frustino, Chiara ci ha lasciato nel luglio del 2018, dell'anno scorso, per colpa di un cibo che non avrebbe potuto mangiare che gli ha provocato una gravissima allergia. E qui dovrebbe esserci la mamma che mi porta il frustino. Colgo l'occasione per ringraziare la Filarmonica per averci invitato stasera, questo veramente grazie. Ringraziamo la presidentessa dell'associazione APS Chiara Ribechini con l'allergia Si Può, che è questa associazione con la quale si cerca di sensibilizzare a queste problematiche per fare tutto il possibile perché non si ripetano eventi analoghi, per fornire un supporto a chiunque sia coinvolto o travolto, come è successo per la famiglia di Chiara, da problematiche riguardanti l'allergia. Avete già visto quando siete entrati nel foyer una rappresentanza dell'associazione insieme agli immancabili genitori di Chiara. E li troverete ancora all'uscita se volete fermarvi per un'informazione, per una donazione, anche solo per un supporto, una solidarietà a questa famiglia che ce la sta mettendo tutta per superare quello che gli è successo e trasformarlo in maniera costruttiva a vantaggio veramente di chiunque altro possa incappare in problematiche del genere. Torniamo al concerto, augurandovi di cuore da parte della Società Filarmonica Pisana e da parte mia un buon Natale e un sereno anno nuovo, lascio la parola alla bacchetta, anzi al frustino, dell'infaticabile maestro Paolo Carosi, che dirigerà l'orchestra di fiati e l'orchestra della Scuola di Musica della Filarmonica Pisana, con questo brano fuori programma, Sleigh Ride di Leroy Anderson.